nell'ultima settimana, non per questo è sparito, nel senso continuerà i suoi lavori, tenuto anche conto, abbiamo appena avuto una ennesima strage di lavoratori, ieri tre in colpo solo e nella settimana otto, perché il manifesto se n'è dimenticato uno, che è quello di Pisa. Per cui il tema è purtroppo all'ordine del giorno. Ecco, una cosa su cui probabilmente il gruppo di lavoro andrà ad approfondire sarà quello del discorso del cosiddetto rapporto fiduciario, cioè quella sorta di vincolo in qualche modo impropriamente collegato con un articolo del codice civile, che è diventato uno strumento per azzittire i lavoratori che intendono evidenziare, soprattutto all'esterno delle realtà lavorative, sanitarie e non, che cosa non va bene dal punto di vista della sicurezza loro e ovviamente anche degli utenti, in particolare nelle realtà sanitarie. Per cui probabilmente questo aspetto qua sarà a latere rispetto ovviamente al discorso del possibile previsto progetto di legge di riforma della controriforma, sarà un aspetto centrale che ci potrà, come dire, qualificare anche rispetto alle tante realtà che si muovono oggi per difendere i diritti dei lavoratori, non solo quelli della salute, ma quelli più generali. Per cui il gruppo di lavoro sicuramente continuerà adesso. Vedrò come anche organizzarmi e rilanciare la cosa. Nel frattempo abbiamo fatto anche alcuni incontri con alcune realtà, come quella di Legata Antonini ieri sera, e quindi abbiamo anche già cominciato a scambiare un po' di informazioni e di costruire anche dei rapporti. Ecco, come diceva già Muscolino, l'iniziativa del 4 è stata un po' una prova generale, con dei pro e contro, ovviamente, come tutte le prove. In particolare, poi, vabbè, a parte, diciamo così, non riuscire, diciamo così, ad avere un contatto con qualcuno dello staff del ministro, che ovviamente non si è degnato né lui né altri di ritentare un approccio. Teniamo anche conto che poi quella giornata lì c'era anche contestualmente a Roma l'iniziativa della destra, che non è andata meglio, fatte le proporzioni ovviamente con quello che la destra può muovere, ma comunque siamo riusciti anche da un punto di vista mediatico, con qualche difficoltà, ma comunque a tenere in piedi un minimo di informazione. Siamo riusciti a farci vedere dal punto di vista anche dei giornali e quant'altro, per cui non è stata vana sotto questo profilo qua, e comunque magari abbiamo cominciato anche a vedere quali possono essere le problematiche, in particolare a fare una manifestazione a Roma. Per cui il primo punto all'ordine del giorno, come già accennava Antonio, è la manifestazione. Ovviamente stavamo pensando a una manifestazione fisica, nel senso, nella speranza, diciamo così, che per settembre-ottobre le cose siano abbastanza tranquille da non mantenere limitazioni per quanto concerne questo tipo di attività. Quindi contiamo ovviamente su questo. Il periodo potrebbe essere fine settembre, primi di ottobre, per cui tenendo conto di già altre iniziative che sono in ballo a settembre, potrebbe essere il 26 come data, diciamo così, più vicina, o il 3 ottobre. Quindi comunque, diciamo, la cosa su cui discutere è se farla ovviamente in quel caso a Roma, quindi con qualcosa di una certa dimensione, e capire se per allora tra noi e altre realtà, come può essere quella di Attacca, si riesce a mettere in piedi Attacca, diciamo così, quello che sta muovendo in questo periodo, si riesce a mettere in piedi una massa critica sufficiente per essere visibili da un lato e comunque poter riuscire a far vedere un'iniziativa in particolare sulla salute, ma non necessariamente esclusivamente su quello,
che mostri quello che si muove nel territorio. E l'iniziativa di ATTAC, stavo vedendo, allo Stato appunto il prossimo incontro sarà il 31 di luglio alle ore 18 via web. Il documento è stato denominato per una società della cura, anche se non è quello, è riferito in maniera esplicita agli aspetti di carattere sanitari, ma di un prendersi cura, I care, alla Obama, del pianeta, della società, e quindi una cosa molto più ampia e generale rispetto all'aspetto puramente, tra virgolette, di salute. E sottolineerei questo tipo di rapporto rispetto magari ad altri che stanno comunque venendo avanti, perché ha letto il manifesto oggi, è spuntata una rete ecosolidale che avrà un primo incontro sul web, un'assemblea il 24, venerdì 24 alle ore 13, con una serie di personaggi, e mi ha un po' spaventato, tra virgolette, un prologo, almeno sull'articolo del manifesto, che dice l'aria è schierata a fianco del governo giallorosso, in alcuni casi persino dentro l'esecutivo, ma vuole qualificare l'azione in senso ecologista e progressista. Allora, ovviamente tutti sono liberi di fare quello che ritengono opportuno, ci mancherebbe, però quello che noi abbiamo, da cui siamo partiti, era comunque un essere slegati da situazioni di governo piuttosto che di tendenzialmente di partiti, per poter essere anche liberi di poter mettere insieme i contenuti e poi agire. Per cui più che quella rete che sta venendo, si sta muovendo da quella parte, sicuramente una realtà come quella che sta cercando di mettere assieme ATTAC è più condivisibile, più vicina sicuramente al nostro modo di fare, oltre che ai, probabilmente anche ai contenuti. Poi non so se non avete la bozza, la report della riunione ultima dell'incontro di ATTAC, la possiamo mettere in chat, così chi non l'ha vista la vede adesso. Per cui comunque il primo punto del giorno è il discorso sulla manifestazione pro e contro, e come cominciare a lanciarla per vedere anche il tipo di effetto che può avere nel nostro circondario, chiamiamolo così. Lanciarla vuol dire anche comunque ovviamente dare qualche input per quanto concerne i contenuti e le iniziative e le attese che ci diamo. Nel mentre si pensa, si studia la manifestazione, un secondo punto del giorno, a mio avviso, è quello di valutare quelle iniziative che comunque abbiamo bisogno di fare nel territorio, sia per ovviamente agitare i contenuti del manifesto, ma anche per dare... se riusciamo ad ampliare, chiudi il microfono, sento un ritorno, riuscire ad ampliare l'attività e anche ad arricchirle. Alcune cose le citava Moscolino, sono alcune realtà che stanno costruendo delle piattaforme o comunque stanno discutendo anche a livello territoriale, come il Forum dell'Emilia, il gruppo dei Lodigiani, chiamo così il gruppo di lavoro lodigiano, e ovviamente quello relativo alla sanità lombarda, se ne possono aggiungere degli altri. I toscani stavano pensando, almeno in particolare come Medicina Democratica, ma ovviamente aperto a tutti, di fare qualcosa di analoghe, in maniera tale da articolare l'iniziativa anche in preparazione alla manifestazione, e comunque anche per approfondire e ampliare la discussione sul tema del manifesto, con anche a livello locale. E uno degli aspetti appunto che può essere messa nei temi di queste iniziative locali, a seconda ovviamente anche delle situazioni reali, è incominciare a chiedere conto, cioè anticipare nei confronti dei vari governi regionali, comunque delle varie sistemi o servizi sanitari
a livello regionale, chiedere conto di che cosa si vuole fare, come ci si sta organizzando rispetto a un potenziale ritorno del Covid in autunno, cioè se si è in quale misura imparato dagli errori fatti durante la prima fase, quindi se oggi c'è un qualcosa che si sta muovendo da parte del sistema in una direzione corretta oppure no. Quindi magari una cosa che si può fare, lo possiamo fare a livello regione per regione, dove c'è comunque una certa consistenza a livello di medicina democratica, di coordinamento delle singole associazioni, fare comunque anche delle note, diciamo, tra virgolette, pubbliche nei confronti dei governi regionali per dire: bene, siamo a luglio, siamo ad agosto, in autunno ci potrebbe essere ritorno. Tutto a posto? Siamo pronti ad affrontare una cosa di questo genere? Che cosa state facendo prima di poi trovarci a vedere una disorganizzazione o comunque un approccio non corretto che ripete gli errori del passato. Il terzo punto è quello appunto di quello poi di proseguire nella stesura o comunque nella costruzione del progetto di legge e quindi nell'organizzazione del lavoro, in particolare dei gruppi di lavoro, finalizzato in parte a questa scrittura. E quindi cominciare a capire quali possono essere i primi, come andare avanti e quali possono essere i primi punti fermi che potrà avere questo PDL. Beh, Muscolino già diceva che andando avanti, in particolare sul tema della medicina territoriale, probabilmente lì c'è già un po' di ciccia dal punto di vista della possibile scrittura anche letterale di un progetto di legge, almeno in termini se non di articoli e commi, in termini di contenuti principali. Mi fermo qua, per cui niente, gli aspetti su cui chiediamo di discutere, per cui cominciate tranquillamente a prenotarvi tramite la chat, poi Muscolino seguirà e darà la parola facendo scattare il cronometro della tagliola dei 5 minuti. E quindi su questi tre temi: quindi manifestazione, iniziative di, diciamo così, di sostegno, di ampliamento dell'attività del manifesto, compreso il discorso di possibili piattaforme a livello territoriale, iniziative come quella che accennavo prima nei confronti dei governi e delle strutture sanitarie a livello locale, in particolare regionale, e poi appunto sulla continuazione dei gruppi di lavoro, in particolare per le finalità legate alla stesura o comunque predisposizione di una bozza di progetto di legge. Lascio a voi la parola, poi alla fine Fulvio cercherà di fare una sintesi. Allora, dunque, per darci delle linee, come diceva giustamente Marco, allora, come al solito, chi vuole intervenire lo scrive in chat, vedo che ha già chiesto a Cervoni di parlare, e io faccio partire quel cronometro lì, ovviamente è semplicemente per ognuno di noi, per darci un po' dei limiti, anche vedere magari quanto tempo manca. Io personalmente, quando comincio a parlare, non ho difficoltà a. Per cui va bene. Allora, Roberto Acerboni, prego. Niente, vedrò di essere veloce anche perché sono di Milano, così ci sono altri rappresentati, Comitato, Rifondazione, Milanesi, così anche loro avranno cose da dire. Prima di tutto una valutazione. Mi sembra che quello che stiamo costruendo recuperi un po' lo spirito degli anni 70, quando questa riforma sanitaria nell'ambito della partecipazione è nata e stava crescendo così. Io non è che mi occupavo particolarmente di quello, però mi striscio così, ho seguito tutti in questi anni la situazione, per cui questo qui sta andando avanti molto bene. Il problema è c'è
bisogna capire un attimino come si chiama a portare avanti la situazione, perché se vogliamo, lo dicevano prima, i gruppi di lavoro, tutte le situazioni che ci sono talmente esagerate che si fa fatica a seguirli, cioè non passa settimana dove non ci sono gruppi di lavoro e così, per cui a secondo la collocazione è difficile fare sintesi, ma io lo vedo anche su tutta un'altra serie di cose. Durante la pandemia in tutti i ruoli politici mi hanno dovuto andare sui discorsi in remoto così, dove uno, io lo dico sempre, al posto di prendersi il programma delle televisioni che c'era una volta a Radio Corriere, guardava così e vedeva dove scegliere. Il problema è come gestire queste cose qua, perché se sono gestite a livello individuale, non finalizzate, discusse collettivamente, corrono il rischio di non... Vabbè, detto questo così, fatta questa premessa, noi abbiamo una grossa esigenza in tutti i modi, almeno a livello lombardo, in quanto l'apice dell'attacco alla sanità privata, di far cadere il più presto possibile il coordinamento che si è costruito a livello nazionale, a livello regionale, perché ci sono molte situazioni che probabilmente possono mettersi in contatto, molte sono presenti qui, però devono trovare una sinergia. Però deve essere al più presto creato un coordinamento, perché gli appuntamenti che ci aspettano, parlo da una parte come comitato per il San Paolo e San Carlo di Milano, il sud-ovest di Milano così, ma anche altro così, cioè c'è tutto il discorso della riforma sanitaria fatta da Formigoni, che diceva prima bene Antonio così, cioè se non c'è un movimento che la porta avanti in maniera concreta così, queste cose qui non riescono ad andare avanti. Rispetto a queste cose qui, noi come comitato, vabbè, poi interverrà anche qualcun altro con alcuni temi specifici, però un aspetto che volevamo sollevare rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, ormai il discorso della chiusura dell'ospedale, evidentemente per fortuna col discorso del coronavirus, avrà subito un assalto, un fermo così. Il problema è però che bisogna andare avanti sul recupero della sanità nell'ambito di quello che pensiamo. Noi, l'ultima riunione che abbiamo fatto come comitato giusto ieri così, pensavamo che una necessità era quella delle liste d'attesa. Fino adesso questa cosa qui è stata portata avanti in maniera disorganizzata, non ha portato a niente, perché non basta un volantino, un'indicazione, quelle robe lì, e pensavamo un attimino invece, nell'ambito di quello che diceva prima di un coordinamento lombardo, portare avanti come si chiama in settembre. Però questo richiede di approfondire il problema, richiede il parere, come si chiama, magari la copertura di avvocati, richiede il confronto su questa cosa qui, perché la cosa, con la presenza costante come abbiamo portato avanti in questi mesi per la raccolta firme all'interno degli ospedali e con quali obiettivi, possa effettivamente portare avanti determinati risultati. Un altro problema che stiamo affrontando noi nell'ambito del nostro comitato così è il discorso di essere il più laici possibile rispetto a tutti, con la discriminante però tutte le grosse manifestazioni. Qui in Lombardia non passa quasi settimana che ci sono due o tre manifestazioni sul tema della sanità. Così vanno bene, ma non servono assolutamente a niente se non sono coordinate e si concentrano su determinati obiettivi. Non dico cose estreme come 86.000-90.000 firme sono state raccolte sulla proposta di commissariamento alla sanità lombarda, e abbiamo visto come al governo non sono interessate, non sono servite a niente, ma c'è chi, tipo Potere al Popolo, che ne ha fatto uno per i fatti loro. Però ci sono sindacati di base, così, molti settori rispetto a questa cosa qui, che possono rispondere positivamente a quelle robe. Noi siamo alla ricerca, e chiediamo anche con tutti, che queste cose qui vadano un attimino contattate. Niente, chiudo per non superare le cose. Noi, come adesso, chiediamo un attimino che si acceleri sul coordinamento lombardo, che si individuino quelli che sono gli obiettivi per quanto riguarda la Lombardia per il mese di settembre, che tra l'altro, per ritornare al discorso, come si chiama, che faceva Marco così, rientrano appieno nel discorso della manifestazione. Quando facciamo questa cosa qui, quando chiediamo anche ad altri partiti, comitati così, di
solo a livello locale, ma perché vogliamo costruire una manifestazione grossa a livello settembre-ottobre, condivisa da tutti e che crei un movimento, una forza per ottenere dei risultati. Basta. Va bene, grazie. Vedo che ha alzato la mano Federico. Prego. Se... Allora, intanto mi presento, ciao a tutti e a tutte, sono Federico Giusti di Pisa, sono un delegato RSU al Comune di Pisa e da poco siamo entrati in CUB. E noi volevamo semplicemente portarvi molto velocemente le esperienze, due o tre esperienze che stiamo facendo. La prima riguarda la battaglia che abbiamo intrapreso con alcuni delegati, Marco Lenzoni in primis, rispetto agli obblighi di fedeltà aziendale e ai procedimenti disciplinari che stanno arrivando sulla testa di numerosi lavoratori e delegati che hanno denunciato l'evidenza dei fatti, cioè la carenza o l'assenza di dispositivi di protezione individuale. Crediamo che questa sia una battaglia giusta da intraprendere, sulla quale, a dire il vero, al di là dei casi sporadici, però non ha fatto cambiare mentalità e cultura anche al sindacalismo di base, rispetto, diciamo, a quanto accade nel mondo di lavoro, sui codici di comportamento, sui codici etici, su un processo repressivo e anche di controllo che si verifica attraverso uno smart working che viene considerato comunque invece la panacea di ogni male e che invece giorno dopo giorno scopriamo invece nelle sue accezioni completamente negative. Ad esempio la soppressione di, anzi la non erogazione di alcuni istituti contrattuali. Quindi la questione di Marco, che abbiamo fatto sabato un'iniziativa pubblica a Pisa che proprio voleva denunciare in maniera sistematica la presenza di dispositivi repressivi nei luoghi di lavoro e la necessità comunque di unire comunque queste istanze a molte altre, ad esempio la privatizzazione dei CUP che in Toscana, la regione toscana sta portando avanti. Un presidente Rossi, c'è qualcuno che ne sa più di me di sicuro, che ha detto che avrebbe voluto e avrebbe sicuramente portato avanti la statalizzazione delle RSA, molte delle quali private, ebbene questa dichiarazione di intenti, come molti altri, sono persi per strada. Anzi, quando si è trattato di dare soldi, quei pochi soldi, quelle poche briciole per la presenza in marzo previsto dal Covid, molte residenze per anziani sono state escluse nonostante avessero dovuto predisporre tutta una serie di comunque di predisposizioni o comunque di procedure anti-Covid. La seconda questione riguarda la piattaforma, vado verso la fine, la piattaforma che è stata portata avanti, la petizione della Federazione della Sinistra, e anche su quello noi l'abbiamo raccolte, le firme le stiamo raccogliendo, ma ovviamente la piattaforma o diventa invece un percorso che va a confluire con altri, oppure diventa la classica petizione su Change. Su questo l'abbiamo detto in maniera molto esplicita, per cui per noi rimane importante unire le varie istanze, comitati locali, comitati cittadini, comitati per la sanità pubblica, ma insomma ci sono innumerevoli percorsi, il problema sta nel farli marciare verso comuni obiettivi e anche con pratiche pur differenti, però che vadano verso gli stessi obiettivi. Terza e ultima questione riguarda invece l'elemento più difficile, che è quello di svegliare, ovviamente in Lombardia lo diamo per scontato, in Toscana dove ci sono stati meno morti o comunque dove c'è una pubblicità che tutto va bene, evidentemente c'è soltanto alcuni settori sono sensibilizzati rispetto alle conseguenze della pandemia e lo tocchiamo con mano giorno dopo giorno perché ci rendiamo conto che è difficilissimo portare avanti per esempio un'istanza che unisca le questioni nel mondo del lavoro
in sanità, nelle RSA e compagnia bella, con quelle invece per una anche per, non per un ritorno alla normalità, ma per senza citare, ma per riprendere tutti i punti della piattaforma che è uscita anche da Medicina Democratica e altre realtà, che ci sembra una visione d'insieme complessiva sul problema della sanità e sul non ritorno a prima, perché già prima c'erano i LEA e c'erano tutta una serie di aspetti assolutamente inadeguati alla sanità. Sanità pubblica non vuol dire nulla oggi, perché quando una sanità viene falcidiata fra intramenia e comunque depotenziamenti, tetti di spesa e patti di stabilità, evidentemente anche la sua visione positiva del pubblico viene meno. Per cui un ringraziamento a quello che state facendo, e noi stiamo provando a mettere insieme più pezzi e più realtà. Grazie. Grazie. Dunque, io non ho nessuno iscritto. Se qualcuno vuole parlare. Dico due cose io, Antonio. Sì, prego. Vabbè, intanto due cose sul gruppo di lavoro, giusto per fare un minimo di aggiornamento. Il gruppo di lavoro RSA e anziani cronici, abbiamo continuato a lavorare, siamo riusciti a contattare alcuni comitati, in particolare quello delle vittime del Trivulzio, che si è trasformato in un'associazione. Abbiamo mantenuto i contatti anche con la Fondazione Promozione Sociale di Torino, che sulla questione anziani da anni lavora e si batte proprio per la difesa delle cure sanitarie, diciamo, contro l'RSA, adesso lo dico così un po' in modo molto generale, e chiaramente poi con la Toscana, con Paola e Anna, l'associazione Adina, che anche loro stanno portando avanti già delle battaglie in regione. Diciamo che sono emerse due filoni. Uno, quello immediato adesso rispetto alla situazione della strage, la situazione della continua chiusura e le testimonianze che stanno raccogliendo soprattutto i comitati, le associazioni, dei familiari che non riescono a avere informazioni, a contattare e a vedere i loro cari ricoverati, degli operatori che ancora sono in una situazione di stress che si è acuita, non solo perché sono stati malati, maltrattati, ma perché adesso vengono anche licenziati, per cui c'è questa situazione che però non si riesce ad aprire un varco con il personale. Per cui comunque stiamo cercando, questo per dirvi, di lavorare su questo momento immediato, no? Sia nella raccolta delle informazioni, sia cercando, l'idea era anche quella di poter mettere insieme le idee, le proposte per andare a definire delle modalità di riapertura adesso, no, e nell'eventualità, speriamo di no, di un ritorno di contagio. Questo è un primo filone. L'altro, sul quale tutti hanno dimostrato molto interesse, era stato proprio quello di condividere, predisporre questo documento che potesse rappresentare la riscrittura di quelle che devono essere le cure sanitarie, pubbliche, adeguate, complete, territoriali, ospedaliere, no? di ricovero di diverso tipo per le persone anziane. Per cui si sono messi giù tutta una serie di punti, vedendo anche i documenti già proposti dalla Fondazione Promozione Sociale di Torino. Comunque stiamo elaborando questo documento che sicuramente vuole essere parte di questa proposta di legge della riforma, delle controriforma, insomma, per cui su questo ci siamo dati anche proprio dei compiti, no, per l'estate, in modo di poter approfondire e mettere meglio un po' tutti i punti che abbiamo individuato. Per cui la volontà di portare avanti questa proposta di legge, se il coordinamento lo condividerà e lo si farà per settembre-ottobre, la parte
sulle cure, no, per le persone anziane, malate, non autosufficienti, è già in viaggio. Così come si era anche detto, vorremmo anche proprio a settembre-ottobre poter realizzare un'iniziativa per cui il tema dell'RSA, della strage nell'RSA, di quello che deve essere una modificazione radicale dentro questa iniziativa dovrà esserci, secondo me, secondo noi. Vi dico solo che oggi pomeriggio ho partecipato a un terribile incontro organizzato da questa Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Sociali, FIASO, dove vi sono tutti questi illustri personaggi, presidente del CERGAS, il direttore della REO della Lombardia, il dottor Zoli, ex ministro Giovannini, ex direttore Istat, cioè, che hanno fatto questo incontro discutendo su come sarà dal punto di vista del management l'organizzazione delle aziende sanitarie dopo il Covid. È veramente stato tremendo, perché quello che è venuto fuori è che il management, l'organizzazione è stata bravissima, che tutti erano preparati su questa emergenza, no? Che no, sono stati fatti studi e che comunque questo che è successo servirà per migliorare ancora di più l'organizzazione del management, dell'organizzazione dei team di squadra, ma intesi come, no, plotoni che devono sottostare a quelli che sono i compiti dirigenziali e quant'altro, insomma, per cui veramente neanche un minimo di, no, ripensamento su ciò che è avvenuto, neanche un minimo di autocritica, ma quanto siamo stati bravi, andiamo avanti, che questo, no, è la strada giusta, per cui veramente tremendo. Ecco, vabbè, questo ve lo volevo dire come informazione. Va, va bene, grazie. Certo, ovviamente dei direttori generali quello è uno dei punti del manifesto, infatti. Dunque, adesso ha chiesto la parola a Paolo, prego. Vabbè, buonasera innanzitutto. E niente, volevo, vabbè, a parte brevi accenni su quello che diciamo i tipi di attività che mi hanno coinvolto, comunque che hanno coinvolto Medicina Democratica in questo periodo, in particolare a Napoli, e che praticamente riguardano un po' la riaccensione di alcuni focolai di protesta, non dico di rivolta, ma insomma di protesta attorno al comunque progressivo, ancora persistente, processo di chiusura degli ospedali storici, degli ospedali vecchi, e in qualche modo insomma si sono avute delle reazioni popolari, pure perché si è utilizzato lo strumento comunque del Covid per giustificare delle operazioni di, appunto, di chiusura, di dismissione. Anche se hanno detto, vabbè, dopo il Covid riapriranno, ma nessuno ci crede. Questa cosa qui, insomma, più o meno si sta cercando di fare un coordinamento cittadino relativo a questa faccenda. Chiaramente una cosa che poi dovrebbe in qualche modo confluire pure nelle, o almeno cercheremo, perché non è mica sempre facile, di far confluire nella battaglia generale, che è quella lì, e possibilmente di far confluire in questo programma di una manifestazione nazionale. In più ci sta il discorso, siamo stati contattati proprio a Roma il 4 luglio per istituire o comunque lanciare un movimento attorno alla Carta dei diritti dell'anziano. Ed è partito da, diciamo, un nucleo di pensionati delle Ferrovie dello Stato, Gallori e compagni. Le persone veramente molto decise e convinte nelle loro cose, pure perché pare che
abbiano costruito una rete attorno a una loro rivista storica che è in marcia, eccetera. E in realtà loro avevano già dei rapporti qui a Napoli, praticamente ci hanno coinvolti perché a metà settembre più o meno ci sarà questo varo, questa presentazione di questo manifesto, e abbiamo rilevato un certo interesse attorno a quest'idea del movimento, appunto, per cui le persone, diciamo, fuoriuscite dal mondo del lavoro per pensionamento vorrebbero creare una soggettività attorno pure alla loro esperienza di sindacalismo, di partecipazione, no? Di pure generazionale di un certo tipo. Questo ci sembra molto interessante anche perché uno dei primi, forse il primo capitolo del loro discorso riguarda proprio la salute, e infatti io sarò relatore alla presentazione di questo manifesto all'Antisala dei Baroni a Napoli, quindi una sede anche piuttosto prestigiosa. Detto questo, volevo dire, poi ci sarebbe il rapporto con la rete dei comitati a livello nazionale che hanno si sono battuti contro la chiusura degli ospedali, sia le zone disagiate che quelle cittadine, che però, insomma, come vedo qui ogni tanto rilevo che ci sono tantissimi altri comitati che non ne fanno parte, e sarebbe il caso appunto di aggregare pure queste realtà, a cui io proporrò sicuramente anche diciamo il discorso della manifestazione. Anzi, l'avevo invitato mo stasera, ma non vedo una presenza. Il discorso della manifestazione, secondo me, abbiamo dato questa indicazione probabilmente giusta, e credo che dovremmo in qualche modo incentrarla sul discorso dell'incertezza verso l'eventuale ripresa della pandemia. Perché dico questo? Perché una cosa poco rilevata pure dai mass media, anzi minimizzata, è stato il fatto che appena si sono riaperte le regioni si sono immediatamente riaccesi dei focolai un po' in tutta Italia, no? Cose minime che sono state pure diciamo in qualche modo intercettate, e pure in Campania è successo, non so se avete sentito, ha riguardato una zona, Castel Volturno, che è molto una zona degradata, e riguardava una comunità specifica, quella bulgara, che poi è successo un sacco di polemiche, eccetera. Però quello che voglio dire è che probabilmente è vero che questi staranno già pensando come spartire questi soldi, la sanità, già avranno fatto dei programmi pure faraonici, come il loro costume, riguardo a un bel programmino da presentarci, insomma, per l'autunno. Il fatto che però io temo, e che credo sia un pericolo reale, è che alla possibile ripresa dei focolai in tutta Italia, come per il passato, nel periodo peggiore, il governo non sarà in grado di stabilire un comportamento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Dirà, come ha fatto, praticamente le regioni si organizzino da sé e poi noi diamo delle linee generiche di vita, mentre che invece sarebbe necessario, alla luce dell'esperienza, stabilire delle norme precise, perché un fatto, due o tre fatti si sono capiti bene in questa vicenda, ed è che prima di tutto il Covid si combatte e si vince sul territorio piuttosto che in ospedale, perché quando il paziente è arrivato in rianimazione praticamente è un paziente che già, diciamo, si è giocato metà delle sue carte di possibilità di sopravvivere,
E quindi questo significa proporre un'organizzazione che non può essere improvvisata e non può essere neanche lasciata, diciamo, al buon cuore dei vari governatori. Non so se avete sentito che Zaia si è sbarazzato forse dell'esperto che l'ha salvato dalla vicenda Covid, no? E sta facendo, insomma, più o meno come tutti gli altri, che insomma sta inseguendo sempre il sogno del rilancio economico, della ripresa, eccetera. Ma così come, voglio dire, queste cose è facile prevedere che avverranno un poco dappertutto. D'altro canto, rilanciare, come è probabile, faranno a sprazzi il lockdown non in maniera omogenea, a parte credo che sarebbe difficile da parte della popolazione sopportarlo a lungo, così come è stato fatto nei mesi della scorsa primavera, ma praticamente sarebbe possibile invece, con una strategia di intercettazione immediata, precoce dei casi, isolamento e trattamento a casa fin dalle primissime fasi degli ammalati, sarebbe possibile evitare tutta quella angustia che abbiamo vissuto in tutta Italia, no? Quella specie di assedio, quella drammatica situazione che a parecchi è costato pure la perdita dell'equilibrio mentale, e invece gestire la cosa in maniera veramente razionale e vincente. Io penso che noi dovremmo imporre la discussione su questa cosa, dovremmo imporre che il governo, questo governo piuttosto tentennante e poco deciso per tanti versi su cose importanti, dovremmo imporre invece un trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale, un programma veramente adatto ad affrontare e contrastare proprio l'insorgenza di una nuova pandemia, e parallelamente la ristrutturazione, la riprogrammazione del sistema sanitario su una base razionale. Razionale vuol dire dare l'importanza dovuta ai territori, organizzarli come si deve, andare a vedere dov'è che veramente c'è stato il massacro dei posti letto, perché al di là ci sono parecchie realtà che non hanno né i territori né i posti letto, per cui veramente si sono salvate delle situazioni semplicemente perché la gente ha capito bene che l'unica salvezza era l'autogestione, diciamo, e quindi l'evitare il contagio. Detto questo, chiaramente poi immediatamente viene tutto il resto sarebbe il manifesto che abbiamo scritto, però voglio dire, l'aggancio, no, rispetto all'opinione pubblica e anche diciamo a quei settori che adesso si stanno un poco disperdendo in mille rivoli, no? Un poco alcuni settori si stanno incanalando verso le campagne elettorali, e questo è un altro disastro, no, rispetto a questa fase, e per cui noi dobbiamo recuperare tutti questi ambiti. Non voglio dire a scopo tattico, furbescamente, ma probabilmente mettendoli davanti a una fase che può essere pure molto pericolosa. Voi immaginate se si verifica di nuovo quello che si è verificato nella primavera scorsa, no? Con alcune regioni massacrate, altre che non sanno, ogni ASL si muove per fatti suoi. Sarebbe un disastro.
noi abbiamo il dovere di denunciarlo prima che accada e abbiamo il dovere di dire ai governanti che si devono comportare in maniera diversa. Ok, solo questo volevo dire. Non, secondo me è un'indicazione questa da lanciare a livello nazionale, eppure un invito al senso di responsabilità di tutte quelle formazioni sindacali, politiche, aggregative, associative, che pensano di poter diciamo utilizzare certe tematiche semplicemente per farsi propaganda, ma dobbiamo impegnarle a che veramente vengano, diano un apporto a fare la massa critica per farci sentire realmente dal governo, comunque per lasciare un segno, insomma un segnale importante. Questo è tutto. Grazie. Per quanto riguarda appunto anche il post, diciamo l'eventuale nuova ondata, ho messo in chat un documento che ha scritto Maurizio Bardi, che è un medico di base. Chiaramente ancora qualcosa di, insomma, è una bozza, però al suo interno ci sono effettivamente così è un ragionamento secondo me che dobbiamo assolutamente assumere, vedere di approfondire e magari fare circolare. Credo che sia importante. Gina, prego. Ciao, buonasera a tutti. Io volevo tornare velocemente all'ordine del giorno, alla manifestazione. Allora, io credo che l'idea della manifestazione di per sé sia un'ottima cosa. Ora, che ragionamento dobbiamo fare però? Noi abbiamo visto, vediamo anche con la gente che partecipa lungo il cammino che stiamo percorrendo, che espongono e raccontano quello che sta succedendo. Però noi abbiamo fatto uno sforzo, e penso sia stato uno sforzo enorme, di produrre un manifesto che in qualche maniera raccogliesse, facesse una sintesi di quello che del bilancio di quello che è successo durante la questione del Covid, ma legandolo poi all'aspetto dello smantellamento della sanità, con alcune proposte. E saremo stati esaustivi? Sicuramente no. Avremo detto tutto quello che dovevo dire? Sicuramente no. Però io credo che c'è proprio bisogno di avere, come dire, delle linee guida su cui noi possiamo fare che cosa. Possiamo, a mio giudizio, se vogliamo preparare questa manifestazione, e vedere se abbiamo le forze, soprattutto perché è una questione di forze, non penso che sia una questione di capacità, perché penso che ce l'abbiamo, di poter fare, come dire, un lavoro di presentazione di questo manifesto. Noi dovremmo andare, da dove è possibile, nelle regioni, nelle città dove ci invitano, a presentare questo manifesto. Perché attraverso la presentazione di questo manifesto noi entreremo in contatto con vari comitati, coordinamenti, quello che si muove sui territori. Abbiamo la possibilità di spiegare come è nato questo manifesto, spiegarne le ragioni, e soprattutto, secondo me, questo è il mio messaggio che noi dovremmo lanciare. Le cose sono tantissime, sono complesse e sono complicate nella sanità, sia pubblica sia privata, sia per quanto riguarda gli ospedali, sia per quanto riguarda i territori. Però noi dovremo, come dire, afferrare saldamente alcune linee guida sulle quali noi mettiamo un punto e sulle quali poi, attraverso anche il futuro, dopo la manifestazione, sicuramente, possa essere accolta, perché i comitati, i coordinamenti e le situazioni territoriali traducano queste linee guida, queste linee anche all'interno dei bisogni e degli sviluppi che hanno i territori rispetto a un altro. Perché se ci parla della Lombardia sappiamo che la questione è fortemente privatizzata, se parliamo della Toscana sappiamo che questa privatizzazione non è così frenata come c'è stata in Lombardia, ma ci abbiamo altri aspetti. Per cui ci sono delle cose uguali, ma ci sono delle cose differenti. Io dico questo per quale motivo? Perché questa è una maniera per contrastare anche un aspetto di questa difficoltà che oggi abbiamo in Italia a parlare di sanità pubblica. Una, il paletto ce l'ha messo il titolo quinto, ci ha già messo un paletto, e oggi c'è la questione dell'autonomia differenziata. Se passa la questione dell'autonomia differenziata, ogni regione si stabilirà le regole, anche sanitarie, di come intervenire rispetto alla questione della salute pubblica. Diventerà ancora più complicato per noi poter avere una linea guida generale, come abbiamo avuto per la 833, se ci ricordiamo, che ha fatto quella battaglia
e abbiamo messo alcuni paletti. Io credo che sui paletti li dobbiamo mettere. Io credo che per metterli noi possiamo, come dire, adoperare il nostro manifesto per fare questo lavoro di conoscenza, di circolazione di quello che abbiamo scritto in confronto, per poi arrivare alla manifestazione di cui parlavano i compagni all'inizio. Chiaramente con alcuni paletti ben precisi, come dicevo prima. Io l'ho già detto l'altra volta, uno dei paletti è le assunzioni. Cioè se noi non mettiamo il paletto, io lavoro in ospedale, in questi giorni sta succedendo un dramma, ma da che cosa è legato il dramma? È legato al discorso che i medici, per dire, stanno andando in pensione, non ci sono, ed è difficile ragionare su riorganizzare un servizio se manca la materia prima. Manca il personale sanitario. Tutti che parliamo se ritorna il Covid. Il Covid può tornare o non può tornare, ma se non c'è la materia che noi possiamo, che, come dire, esplicita, sviluppa quello che noi stiamo dicendo, diventa complesso e complicato, voglio dire, poter parlare di come noi andiamo ad affrontare anche la prossima emergenza Covid, perché ci sarà sì il problema dei posti letto, ma i posti letto sono legati ai medici, agli infermieri, alle ossa, a tutto il personale che deve poi attuare l'assistenza al paziente per quanto riguarda il Covid e non solo. Per cui, io credo che questo sia uno dei paletti principali che noi dobbiamo avere e ce lo dobbiamo portare dietro per la manifestazione. Concludo dicendo che poi c'è il versante dei lavoratori, che però noi non ci possiamo sostituire ai lavoratori. I lavoratori chiaramente devono assumere, se ce la faranno, in parte hanno già manifestato, si sono già organizzati, in piccola parte rispetto a tutto quello che è successo. Allora gli ho detto che c'è, insomma, che si è arrivato. Siamo mai morti, bravissimo. No, io sono una lavoratrice, è faticoso, ma non voglio fare un'analisi, capito? Per cui se noi facciamo bene il nostro lavoro, noi, come dire, siamo di aiuto anche ai lavoratori della sanità, a quelle esperienze che stanno mettendo in moto, a quei germi di organizzazione che stanno nascendo in campo sanitario, per poter, come dire, aiutare a spingere anche loro ad avere quel protagonismo necessario, perché se i lavoratori chiaramente non sviluppano questo protagonismo, è complesso, dico, è complicato, proprio come dicevo prima, anche portare avanti alcune istanze. Concludo dicendo che una delle vittorie che loro hanno avuto per portare avanti questo processo, l'ho già detto tantissime altre volte, è su due aspetti, il consenso e l'adesione. Hanno voluto l'adesione dei cittadini perché dimenticassero l'universalità della salute pubblica e da noi hanno voluto il consenso ad attuare le politiche di privatizzazione che hanno messo in campo. Ce l'hanno chiesto alle buone, ce l'hanno chiesto alle cattive, ce l'hanno chiesto in tutte le maniere. E in qualche maniera noi gliel'abbiamo dato, anche non in maniera consensuale gliel'abbiamo dato, però gliel'abbiamo dato, queste politiche sono andate avanti, per cui uno sbarramento che i lavoratori devono porre della sanità. E questo, noi non possiamo più essere dei complici delle politiche criminali che stanno portando avanti, ma questo è un compito che in parte devono assumere i lavoratori della sanità pubblica, privata e generalmente. Per cui io d'accordo con la manifestazione con questa prospettiva. Grazie. Ha chiesto Paola, prego. Mi sentite? Sì. Ah, perché ho poca linea. No, io anch'io volevo parlare un pochino rispetto alla manifestazione. Allora, sono d'accordo anche sul fatto che delle manifestazioni regionali, naturalmente preparatorie. Per quello che riguarda la Toscana, noi abbiamo già fatto delle iniziative anche nel mese di giugno, c'è stata un'iniziativa il 26 promossa da alcuni sindacati di base, il 30 un'iniziativa più corposa che abbiamo fatto davanti alla Regione, che raccoglieva sia buona parte del sindacalismo di base e anche tante associazioni e comitati cittadini. E fra l'altro abbiamo letto quel giorno lì, proprio c'era la manifestazione il 4 luglio, quindi abbiamo letto proprio la piattaforma lì davanti alla Regione, quella che poi sarebbe stata portata al Ministero il 4 luglio nella manifestazione nazionale. Però volevo aggiornare brevemente su quello che sta succedendo sulla Toscana, perché mercoledì scorso il Consiglio regionale ha approvato una legge regionale per la promozione degli enti del terzo settore. Allora, la privatizzazione della sanità in Toscana passa da qui,
cioè è differente rispetto a quella della Lombardia, che forse è una privatizzazione proprio sul privato, no? In Toscana è questo il processo che va avanti ormai da 20 anni e che si sta comunque rafforzando. Allora, nonostante, ora l'ha detto anche qualcuno prima di me, qua, nel momento dell'emergenza coronavirus e delle, dei problemi nell'RSA, anche Rossi fosse uscito, sì, basta l'esternalizzazione, ora bisogna reinternalizzare i servizi. Quello che invece passa ora con questa legge regionale è proprio, diciamo, addirittura un passo ulteriore rispetto alla legge nazionale, quella del 2017, il codice del terzo settore, l'hanno detto proprio chiaro nella seduta del Consiglio, che praticamente gli danno un ruolo al terzo settore di addirittura di coprogettazione e coordinamento delle politiche del welfare, non solo un ruolo che potrebbe essere, diciamo, di supporto, no? Perché potrebbe esserci, no? Il ruolo di supporto del terzo settore al Servizio Sanitario Nazionale, ma invece un ruolo sostitutivo, come gli stanno dando in questi anni, e addirittura rafforzato e la Saccardi ha avuto il coraggio di sostenere: ma cosa volete che gliene importi ai cittadini? I cittadini, quando vedono arrivare il 118, pensano che quello è un servizio pubblico, anche se c'è la misericordia, no? Perché sapete che ora stanno anche proprio, anche l'automedica sta passando alle misericordie, la vogliono togliere proprio la parte anche dell'automedica, il 118, quello che in questo momento ci sono medici e infermieri del servizio pubblico. E quindi praticamente un ruolo proprio di ulteriore esternalizzazione di molti servizi. Fra l'altro sta per partire una grossa gara dell'ASL Toscana Centro, perché è scaduta una serie d'appalti che riguardano tutto il settore socioassistenziale, e sarà una gara enorme, come è stata già nel 2010 e nel 2013, sempre fatte appunto al massimo ribasso, dove nuovamente le cooperative si riprenderanno tutta la salute mentale, tutte le RSA, tutto il settore delle dipendenze e i centri dei disabili, tutto il settore della disabilità, oltre del servizio domiciliare, così vi hanno appaltato anche il servizio infermieristico territoriale, cioè anche gli infermieri del territorio. Ora, a parte andrà visto il decreto rilancio, no? Perché dovrebbero essere assunti questi 8 infermieri ogni 50.000 abitanti, che però appunto nel decreto c'è scritto anche con contratti co-co-co, ma in questo momento molti infermieri del territorio sono appaltati alle cooperative, anche quelli. Ecco, quindi questa è un pochino anche la tendenza ulteriore, mi pare, verso la privatizzazione. Quindi credo che questo sia, diciamo, un punto nodale, no? Cioè nel manifesto, insomma, la lotta contro l'esternalizzazione dei servizi, perché fra l'altro, va bene, io sapete, sono anche una rappresentante sindacale, cioè qui ci si trova in delle situazioni veramente catastrofiche, fra l'altro per i lavoratori, l'ha già detto anche prima la Laura, cioè in questo momento, per esempio, nell'RSA in Toscana un po' meno, ma comunque si sta parlando anche di esuberi del personale dell'RSA, perché non hanno rivisto i parametri assistenziali, no? E quindi c'è meno ospiti, e quindi i servizi, magari i centri diurni sono chiusi, e quindi i lavoratori sono in esubero. Insomma, diciamo, lavoratori di serie B rispetto a quelli del servizio pubblico, e guadagna molto meno, e che poi in questa fase non solo non hanno preso gli incentivi che sono stati dati al personale pubblico, ma vengono anche messi in cassa integrazione e giudicati in esubero. Quindi io credo che il nodo fondamentale, noi insomma si sta cercando anche, penso che insomma si andrà avanti ancora cercando un pochino di fare delle iniziative, anche se si riesce a ricostituire anche un coordinamento che avevamo toscano per il diritto alla salute, che si è un pochino sfaldato, e diciamo siamo rimasti un po' attivi più su Firenze. Credo sia importante rilanciare delle iniziative regionali, diciamo, contro queste politiche che, anche se articolate in modo diverso da regione a regione, hanno comunque tutte la stessa tendenza, quella comunque di andare nella privatizzazione del servizio sanitario. Ecco. Grazie. Dunque, adesso Silvana, prego. Sì. Ma noi stiamo facendo un grosso lavoro di carattere teorico, di confronto, che ha prodotto dei documenti, ha prodotto delle cose importanti. È un lavoro, ad esempio, sulla questione territoriale, sulla medicina territoriale, sui livelli di servizi territoriali a casa della salute,
quello sull'RSA, eccetera, eccetera, le cose che ci siamo detti un po' all'inizio, dicevano Muscolino e Caldiroli all'inizio. È un lavoro assolutamente prezioso e i documenti non rendono conto della quantità di confronti e di spunti che sono emersi in quel prodotto. Quel lavoro lì, io penso, noi dobbiamo cominciare a utilizzarlo. È vero che serve per il PDL, eccetera, eccetera, ma la drammaticità della situazione che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario in Italia non ci può dire continuiamo un lavoro teorico e non facciamo un lavoro pratico, vertenziale. Lo dico perché nell'Odigiano ci siamo costituiti un mese e mezzo fa circa in un coordinamento territoriale per il diritto alla salute. E abbiamo chiamato le organizzazioni, le persone a partecipare, a formare questo coordinamento sulla base di una piattaforma che prevedeva alcune proposte per non farci trovare impreparati in autunno sul problema di un'eventuale ripandemia del Covid. Nel confronto con 56-58 organizzazioni, persone che si sono collegate e che hanno lavorato poi nell'assemblea, è emersa un'altra priorità, che è stato il primo punto su cui adesso stiamo lavorando, che è quella che le persone non riescono a farsi curare in questo periodo. Se non sei malato, che in questo momento qua ha bisogno di andare all'ospedale, non te ne accorgi del disastro in cui è messa la nostra situazione sanitaria. Da noi, ad esempio, su 4 ospedali, quello generale di Lodi, che funzionava da polo di riferimento, funziona esattamente a metà. Se tu devi andare al pronto soccorso, ieri sono passata davanti al pronto soccorso, domenica sono passata davanti al pronto soccorso, ci sono state 50-60 persone in fila sulla strada, sotto il sole, perché hanno diviso i due pronti soccorsi giustamente. Quello del Covid è rimasto il pronto soccorso vecchio, quindi con tutte le entrate, la gente che si può sedere al fresco, eccetera, in attesa. Il pronto soccorso nuovo prevede una fila in mezzo alla strada. Cioè la gente è in mezzo alla strada, 50 persone, 60 persone erano tutte in fila, distanziate di un metro, una sotto il sole che c'era domenica, ad aspettare la possibilità di un accesso al pronto soccorso. Ma appunto confrontandoci è venuto fuori che metà dell'ospedale di Lodi non funziona, non c'è più l'urologia, non c'è più l'ortopedia, cioè tante specialità non hanno ancora riaperto. Un altro ospedale, quello di Casal Pusterlengo, in tempo di pandemia hanno portato via i letti, portato via i mobili, portato via la strumentazione, eccetera, è diventato una cattedrale nel deserto. L'ospedale di Sant'Angelo fa solo riabilitazione e i malati infettivi, e l'ospedale di Codogno, grazie a una lotta dei cittadini e di qualche medico che si è messo a protestare, ha guidato una lotta locale, hanno riaperto un pronto soccorso che non è completo, insomma, un pronto soccorso e qualche specialità. Se tu vai, io ho provato personalmente per una persona, gli ospedali anche con l'urgenza non ti prenotano la visita. Non ti prenotano la visita, anche se tu hai un'urgenza. L'ospedale pubblico non ti prenota, almeno Lodi, Melegnano, Pavia Crema non prenotano l'urgenza entro 10 giorni. Dicono che non c'è possibilità. Devi andare dal privato convenzionato. E quindi questo significa che la maggior parte delle persone oggi impoverite non può accedere alle cure primarie in caso di necessità. Ma proviamo a pensare ai malati cronici. I malati cronici sono fottuti da questo punto di vista in questo periodo, perché tutte le loro visite di controllo sono saltate e gli stanno prenotando la visita di controllo a distanza di un anno e mezzo e più. Allora, questo per dire che noi abbiamo provato e stiamo lavorando attorno a una piattaforma rivendicativa che
mette a punto che cosa vogliamo che sia l'ospedale di Lodi e gli altri ospedali del nostro territorio, cosa vogliamo. E stiamo costruendo una massa, cercando di costruire una massa critica ovviamente su questo. La seconda parte della nostra piattaforma è sul cosa succederà in autunno. Paolo Fierro diceva se dovesse succedere una nuova pandemia siamo nella cacca tutti, perché qui pochi stanno predisponendo le attività preventive per arrivare in autunno ad essere messi in sicurezza. Allora, noi abbiamo la necessità assolutamente, visto che i protocolli per controllare, per di sicurezza ci sono, bisogna che questi protocolli siano rispettati. Noi dobbiamo gestire una forza, provare a metterci in campo perché questi protocolli siano assolutamente definiti sul piano del lavoro, dei luoghi di lavoro, dei servizi e del territorio. Ma dobbiamo anche preoccuparci perché ci siano dei poli territoriali dentro i quali si possa accedere se una persona è ammalata di Covid, no? E quindi dobbiamo costruire delle piattaforme. Guardate, io penso che noi abbiamo la necessità di trasformare questo lavoro, di continuare un lavoro di carattere teorico e di pensiero, ma accanto a questo dobbiamo assolutamente provare ad estendere un lavoro di carattere vertenziale un po' in tutta dove siamo rappresentativi, dove stiamo lavorando, eccetera, eccetera. Perché altrimenti il rischio è che saremo travolti dal Covid nuovamente, se ci sarà una nuova pandemia, ma saremo travolti dal fatto che non possiamo più farci curare nemmeno su altri piani. E la cosa davvero sta diventando drammatica per chi è povero sul piano culturale ed è povero sul piano economico. Quindi dico questa roba e poi finisco, perché ci sono delle occasioni. Il decreto rilancio prevede dei soldi, e tanti soldi, a livello nazionale e declinati a livello regionale, per l'assunzione del personale infermieristico e medico per le USCA e sociosanitario per le USCA, per il personale infermieristico, prevede dei soldi per i posti letto di terapia intensiva e subintensiva, prevede dei soldi per le ristrutturazioni degli ospedali, ad esempio per i percorsi doppi, per i pronti soccorsi, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo provare a mettere insieme queste cose. Noi abbiamo detto che appena abbiamo la piattaforma la mettiamo a disposizione, se può essere utile per qualche altro territorio, per qualche altra iniziativa. Però complessivamente questo lavoro qua, secondo me, che stiamo facendo, questo sforzo che stiamo facendo, ha un senso, a mio avviso, se riusciamo in qualche modo a individuare un elemento di vertenzialità di lavoro che possa portare a casa qualche risultato concreto per le persone che hanno necessità di cura e di salute. Per quanto riguarda la manifestazione, faccio una proposta. Penso che stasera siamo un po' in pochi a poter decidere per una cosa così importante. Non so, si potrebbe fare una prossima riunione chiamando la riunione, facendo un invito a tutti coloro che erano presenti nelle prime due o tre assemblee, eravamo più di 100 con la fila. Direi che forse vale la pena di ricontattare tutti e di provare a discutere con tutti per la manifestazione, perché altrimenti il rischio è che noi decidiamo in 20 una manifestazione a livello nazionale e poi gestirla e portare le persone non è così semplice. Forse perché io vivendo in periferia non ho una dimensione di Milano e quindi magari mi scuso se non ho un'ottica, cioè non conosco la situazione più ampia. Però magari se facciamo una riunione un po' più allargata e con questo punto all'ordine del giorno, possiamo pensare di farla riuscire meglio. Ecco. Ho finito, grazie. Grazie. Sì, io credo anch'io che bisogna essere più concreti su determinati elementi e secondo me le piattaforme vertenziali sono fondamentali a livello territoriale ovviamente e poi a livello regionale e nazionale. Dunque, lascio la parola a Rosa, prego. Ecco, grazie. Ma io volevo dire, insomma, che sono d'accordo
po' sull'introduzione che è stata fatta a questa parte della discussione e credo che almeno a questo livello, diciamo così, di coordinamento, il tema di come facciamo vivere il manifesto che abbiamo steso, che abbiamo approvato, come lo facciamo girare, come lo discutiamo, perché poi il manifesto è fatto di tanti punti, ma sono tutti punti su cui appunto fare lo stesso lavoro che adesso ci diceva Silvana. Però io penso che sia importante la discussione che facciamo questa sera, cioè quel manifesto è alla base di una condivisione, anche di visione su quello che sta accadendo e sulla necessità di convocare, organizzare una manifestazione nazionale attraverso poi il percorso che decideremo. Certamente io penso che sia necessario fare qualche altra riunione, il periodo è quello che è, io stessa mi sono lacerata un muscolo e quindi invece di stare a Roma caliente e per fare una serie di controlli sono venuta al fresco qui in Val d'Aosta, perché purtroppo diciamo devo stare abbastanza ferma, e per cui il periodo non è esattamente il migliore, però potremo sfruttarlo invece per approfondire, come stiamo impare facendo, anche come Marco suggeriva nel sollevare alcune questioni nella sua introduzione. Farlo vivere secondo me significa anche provare a costruire iniziative, ognuno anche diciamo per quello che può, tematizzando il merito del manifesto. Perché dico questa cosa? Perché io credo che alla manifestazione noi ci dobbiamo arrivare provando a far partire una carovana che è fatta di appuntamenti, di iniziative territoriali, di quartiere, nazionali e anche delle singole associazioni e organizzazioni che partecipano a questo coordinamento. Perché io penso che tutti i temi che qui abbiamo toccato sono temi importanti. Io penso che noi non ce la facciamo, non sta a noi in questa fase rincorrere le singole questioni che pure ci sono, perché il tema della salute e della sanità è il tema generale che è davanti a noi. La possiamo prendere dal punto di vista delle liste d'attesa. Anche CGL e CISL e UIL indicano 3 giorni di iniziative di lotta, domani sono a Trieste con quegli anziani, alcuni dei quali molti sono morti, e organizzano una manifestazione perché appunto i servizi sono chiusi, ci sono le liste d'attesa si stanno ingrossando e quindi si comincia ad avere anche paura della propria sorte. Uno dei punti è anche come appunto si fa in modo che si risponda alla necessità di cure, di diagnosi e di interventi anche chirurgici sospesi per la questione del Covid. Quindi io credo che questa questione della sanità più in generale credo che sia un po' la nostra. Noi guardiamo al tema diciamo del Servizio Sanitario Nazionale, le discussioni da questo punto di vista le abbiamo affrontate, le abbiamo anche tematizzate. Credo che appunto si tratti anche di tenere insieme le questioni e i punti più problematici, perché la possiamo vedere dal punto di vista delle RSA, dal punto di vista degli anziani, la possiamo vedere da molti punti di vista, però credo che forse a questo livello, dentro queste riunioni, anche provare ad assumere il tema generale, non generico, sia ben chiaro, io non ho nessuna aspirazione generica, generale, cioè di qual è l'obiettivo che noi ci poniamo e di come dal fallimento della sanità a partire dal 1992 noi proviamo
a mettere dei paletti, per cui non dico che si risorge, ma proviamo ad incamminarci a fare una lotta per ottenere il tipo di servizio sanitario nazionale che ci interessa. Questo io credo che sia alla base delle cose che dobbiamo fare, perché se dovesse ritornare il Covid, io credo riguarda anche noi. Che manifestazione facciamo? Come la ragioniamo questa cosa? Torniamo solo a riunirci qui, oppure invece noi ci immaginiamo comunque una presa di coscienza che ci aiuti, diciamo, a manifestare nelle, come dire, mettiamo anche noi la fantasia, come si diceva una volta, al potere, perché quella roba lì ci riguarda tutti. La questione del personale, io sono andata ad incontrare una senatrice per degli operatori sociosanitari di La Spezia, che lavorano da 10 anni, 15 anni, come tutti sappiamo, all'interno di una struttura e che li obbligano a fare un concorso per titoli ed esami che uno quasi li vorrebbe denunciare per dire: ma voi pensavate di avere gente inetta, incapace ad assistere le persone? Cioè, bisognerebbe anche, diciamo, per dire che uno segue anche alcuni filoni, non è che sto dicendo una cosa generale, però penso che qui il riprendere in mano il manifesto, ragionare sul come lo facciamo vivere, sulla manifestazione alla quale stiamo pensando, su quali sono gli obiettivi che ci diamo di coinvolgimento di tutte magari le vertenze che nei nostri territori ci sono e provare a portarle dentro questo nostro percorso, a me sembra importante, perché la partita in gioco, insomma, mi pare talmente forte ed evidente. Io vedo che mi è scaduto il tempo, per cui scusate questo tono paraaccorato, ma è un po' questo, insomma, io lo sto vedendo perché me ne sto occupando. Dico, anche il sindacato confederale comincia ad aprire, diciamo, a muoversi, perché le questioni, diciamo, che toccano la vita concreta delle persone, la paura delle persone, sono questioni che evidentemente arrivano a questo punto a tutti i livelli. Ho finito, spero di essere stata chiara, cioè, sul fatto che mi piacerebbe che discutessimo e ci ragionassimo, insomma, su come traguardare gli obiettivi che ci siamo dati. Finito. Grazie. Adesso Andrea, prego. Ma credo che se consideriamo ciascuno per proprio conto le diverse questioni che sono state sollevate anche qua stasera, semplicemente dobbiamo rilevare l'incapacità di poterle affrontare materialmente. Proprio perché sono ciascuna sviluppata per proprio conto, ovvero non sono in grado di produrre la composizione della risposta alle necessità di salute che sono in campo. Tra l'altro, queste necessità di salute sono oggi rese assolutamente evidenti dalla vicenda del Covid-19, ma esistevano anche prima. Il Covid-19 le ha semplicemente messe in mostra in modo chiarissimo. E però, appunto, noi non riusciamo a trovare il modo di coordinare la risposta per queste diverse necessità. Non riusciamo noi, che parliamo di coordinamento per il diritto alla salute, non riusciamo a dare alla parola salute la dimensione complessiva, ovvero la capacità di corrispondere ai bisogni, a tutti i bisogni differenti e particolari, ma che in realtà dentro la parola salute sono univoci, non riusciamo a produrre questo processo. Anche discutere di una manifestazione, se questa manifestazione è semplicemente, diciamo, la espressione del disagio, del generico disagio, che però in concreto assume forme particolari, sì, ovviamente è importante farla, è utile farla, ma rimane irrisolta la questione sostanziale, e cioè
Che cos'è il coordinamento nazionale per il diritto alla salute? Allora, io lo vedo così. Il coordinamento nazionale per il diritto alla salute è il tentativo di fare quello che il sindacato non fa, perché il sindacato fa esattamente la cosa che fa il singolo comitato di difesa. Si interviene su una questione particolare e non agisce organicamente. Allora, il coordinamento dovrebbe fare quello che non fa il sindacato, ovvero dovrebbe definire un quadro vertenziale, una risposta all'attacco che il mercato, ovvero il capitale, fa a tutta la popolazione, una risposta di livello nazionale, e questo è l'obiettivo della proposta di legge iniziativa popolare o eventualmente del referendum, una risposta di carattere regionale, tenuto conto per l'appunto che le condizioni di disagio e bisogni sono tutti assieme dentro la situazione regionale, una risposta concreta, cioè di merito dentro le questioni concrete che ci sono in campo, e infine una risposta territoriale, ovvero a livello locale le situazioni specifiche debbono essere affrontate proprio chiedendo cose concrete rispetto ai problemi concreti che emergono e mettendo assieme le diverse particolarità. Se affrontiamo la questione degli ospedali senza affrontare la questione del personale, ovviamente affrontiamo la questione degli ospedali in modo limitato. Se affrontiamo la questione del personale e non quella degli ospedali e non quella del sistema territoriale, affrontiamo alcune questioni particolari. Dobbiamo comporre queste cose, costruire vertenze che siano in grado di agire sulla domanda, sul bisogno di salute ai livelli reali e concreti. Quindi, prima di tutto, se vogliamo partire dal bisogno immediato, il livello territoriale, e immediatamente dopo quello regionale, perché dare delle risposte territoriali vuol dire intersecare il livello organizzativo o disorganizzativo del sistema di salute che c'è a livello regionale, e infine poi abbiamo a questo punto un quadro per poter agire in generale. Questa battaglia è una battaglia di lunga lena, non può essere pensata solo sulla base del Covid. Il Covid è l'elemento che ha scatenato questa situazione, e tutti i soggetti che pretendono di fare questa battaglia devono coordinarsi. L'intuizione di medicina democratica, costruire un coordinamento nazionale, deve essere sviluppata e mantenuta, e può essere mantenuta e sviluppata se assume la configurazione di un percorso vertenziale di livello nazionale, di livello regionale e di livello territoriale. Dobbiamo cercare di costruire questo tessuto nazionale, a partire ovviamente dalle situazioni più critiche, che sono certamente quelle del Nord Italia, ma cercando di muoverci in generale. Se non impostiamo questo lavoro, faremo sì delle azioni di protesta, delle azioni di tenuta particolari, eccetera, tutte cose sacrosante che vanno fatte. La manifestazione va fatta, ma bisogna costruire, bisogna capire che il compito nostro, visto che molte altre realtà, in primis il sindacato, non sta svolgendo questo compito, non mette assieme un cavolo di niente, mette assieme se stesso, magari sfruttando alcuni lavoratori, alcuni pensionati, alcune situazioni particolari. Dobbiamo costruire invece un percorso complessivo e costruire un tessuto vertenziale, una metodica operativa che possa produrre dei risultati concreti, e pensarlo sul lungo periodo, non come un fatto immediato, non come un fatto particolare, non come la risposta immediata, non come una risposta alla situazione del coronavirus soltanto. Volevo entrare anche nel dettaglio della questione della fase di ritorno. Per esempio, durante il coronavirus è sparita la medicina ordinaria, l'intervento di cura ordinaria è stato quasi completamente annullato, e in questa fase ne paghiamo le conseguenze, perché questo non viene ricostruito. La fase di un ritorno del coronavirus o si affronta agendo sia sulle condizioni di salute ordinaria sia sulle condizioni del coronavirus, oppure sarà un disastro,
comunque sarà difficile farlo, però cioè, per esempio quindi l'intervento immediato sul disastro che c'è adesso, sul fatto che è tutto fermo, è il punto di innesco del lavoro da fare nel caso comunque mi fermo qua perché rischio di perdere troppo tempo, di toglierne ad altri e di entrare in un dettaglio importante ma che rischia di nascondere il discorso che dovevo fare prima. Costruiamo un quadro vertenziale che abbia a livello nazionale e generale le proposte di legge di iniziativa popolare e eventualmente il discorso referendario. A livello regionale la costruzione di vertenze regionali concrete che vanno fatte sulle specifiche situazioni regionali e a livello territoriale la costruzione di vertenze difensive territorio per territorio secondo le specificità e le condizioni concrete. Tra l'altro questo è quello che dovrebbe fare il sindacato e non semplicemente fare ogni tanto delle azioni occasionali e particolari. Dovrebbe prendere la guida di questo lavoro. Se non lo fa lui, cerchiamo di farlo noi, cerchiamo di farlo come cittadini, come comitati, come tutti quelli che sono disposti a coordinarsi per il diritto alla salute. Ho oltrepassato il tempo, me ne scuso. Ho finito. Grazie. Adesso Michelino, prego. Ciao a tutti intanto. Io volevo porre le questioni con dei flash. Ci sono due dati, no, che sono emersi. Uno è il dato sul contagio di ritorno, cioè nei posti di lavoro che sono usciti in questi giorni, dove praticamente dicono che 50 lavoratori dal 3D, da quando c'è stata l'apertura, insomma, dal lockdown, si sono infettati sui posti di lavoro. E questo è il primo aspetto. Questo sta a dimostrare come i protocolli di fatto o non vengono osservati o sicuramente esiste una condizione dove sfuggono. No, dove questa condizione spunta, perché non c'è un'organizzazione interna ai posti di lavoro, oppure insomma la condizione del lavoro salariato e del lavoro in generale così come lo abbiamo conosciuto non è più quello insomma di cui ne parlavamo 20 anni fa. Questa è una questione. La seconda questione è di fronte quindi al permanere di una condizione di Covid che si sta diffondendo anche sui posti di lavoro e che riporterà da questo punto di vista qui un aggravamento, perché vuol dire che questi lavoratori si portano a casa il Covid e lo generalizza i familiari da questo punto di vista. Quindi la gravità di questa roba qui dovrebbe porre il problema del sindacale, il sindacato ad avere ancora più un dispiegamento e una riflessione su come lavorare in questo senso. Ma anche qui il sindacato nei posti di lavoro dove non è stato in grado di mantenere diciamo una condizione di presenza adeguata sui problemi dei lavoratori non è dimostra insomma che c'è un problema di riorganizzazione anche le organizzazioni così sindacali quelle più grosse, mentre per quanto riguarda diciamo i COBAS e i sindacati extraconfederali non credo che da questo punto di vista la consapevolezza sia ancora penetrata, anche se secondo me hanno una disponibilità nel momento in cui venissero coinvolti sulla questione del manifesto fatto, io credo che forse sarebbero in grado insomma, di muovere. L'altro aspetto è che quindi abbiamo a che fare con una possibile una condizione di aggravamento del Covid senza aspettare settembre, perché poi io credo che agosto molte condizioni di lavoro rimarranno aperte. E poi abbiamo questa questione, no, dove si potrebbe, cioè, si potrebbe
non voglio fare il profeta del malaugurio, ma ormai tutti prevedono il contagio, un'esplosione della pandemia nei mesi a venire, quando ci sarà una condizione di riavvicinamento sociale, a quel punto le condizioni saranno tali per cui se non si è stati capaci di mantenere una pressione affinché l'allerta, quella pratica, quella medica, insomma, sia dispiegata, avremo un problema grossissimo. Noi adesso vediamo in Veneto. Vediamo in Veneto cosa sta succedendo, addirittura l'allontanamento di quello che ha salvato il culo a Zaia, no? Da questo punto di vista qui. E quindi vediamo addirittura una condizione invece di riflessione, di accuratezza, una dispersione delle esperienze precedenti e di precisazione. Ora, se questo sta avvenendo in Lombardia, io parlo del Veneto, io sono in Lombardia, e questo in Lombardia noi lo vediamo attraverso un'accelerazione da parte della giunta regionale sul percorso che aveva iniziato precedentemente al Covid e che adesso, attraverso questa correlazione delle condizioni di dirigenti direzionali delle strutture, no? Di vario grado e genere, della sanità, sono tutte legate alla questione, no, del funzionamento, e non del funzionamento in rapporto ai conti e non in rapporto a un di più di sanità, di salute, da questo punto di vista. Quindi abbiamo un problema di funzionalità del sistema sanitario, e la questione delle liste di attesa è una delle questioni di cui non prendono in considerazione, perché la risposta che gli viene data è una risposta appunto di percorso alla sanità privata, alla sanità convenzionata privata, che però ha una serie di imbuti, no? Perché anche lì il processo è prima quelli che pagano e poi tutto il resto. Bene, da questo punto di vista qui, la questione delle liste d'attesa è diventata drammatica. Io sono d'accordo con chi lo dice, sono d'accordo con chi ha questa visione, no? L'hanno detto un po' tutti. Ora, noi nel coordinamento milanese per la difesa del San Paolo e del San Carlo, insomma della zona sud ovest di Milano, nella riflessione abbiamo posto, mentre siamo stati anche noi, intanto noi dichiariamo la nostra felicità del fatto di essere riusciti a costruire il manifesto, il nostro manifesto, perché crediamo che quello sia un elemento che ci permette ossigeno e il dispiegamento in un modo diverso anche nel rapporto sulla progettualità. Ma noi crediamo che su alcuni temi vada data una risposta che rasenta la questione, diciamo, come veniva praticata nel passato, no? È stare sul pezzo. Ho già finito il tempo, vado a chiudere. Noi abbiamo ipotizzato questo. Abbiamo ipotizzato che su questa roba qui si potrebbe collegarsi da alcuni territori, penso a Lodi, penso Brescia, penso anche a altre situazioni, dove facciamo delle azioni dirette. Le azioni dirette in questo caso non vuol dire scopa chissà cosa fare, vuol dire preparare bene alcuni che hanno delle visite già preordinate, che si presentino e che non accettino, no, che venga rinviato la loro visita, no, da altre parti o nella sanità convenzionata,
e a quel punto con un congruo numero di persone di sostegno e quant'altro, noi chiamare i carabinieri per il diritto alla salute, cioè il soggetto che ha questa vita rinviata chieda lì l'intervento dei carabinieri per fare questa roba. Ora il fatto se lo facciamo noi soli, è chiaro che risulta, noi iniziative di questo tipo negli ospedali le abbiamo fatte, no? Ma erano altri momenti e sono anche risultate vincenti. Ora il problema è che per cominciare una vertenzialità dovremmo fare iniziative di questo tipo e poi presentare il conto sul piano dell'allargamento. Chiudo qui, penso di aver espresso il senso. Non intendo sminuire la questione della vertenzialità, anzi io questa roba qui credo che rafforzi la vertenzialità, perché va subito posto poi dentro al processo della vertenzialità regionale. E sulla questione della manifestazione è chiaro che se tu fai iniziative porti gente, se fai un lavoro come abbiamo fatto su un manifesto allarghi, porti il dibattito su questioni fondamentali, che è fondamentale, però da questo punto di vista qui la mobilitazione si crea costruendo condizioni insomma, di militanza. Ecco, adesso passatemi il termine. Ho chiuso, scusate. Grazie. Dunque, adesso lascio la parola a Alberto Giorgi, prego. Sì, prima cosa, penso che nessuno di noi abbia in mente un impegno ridotto nel tempo sulla questione della sanità. No? Il processo di destrutturazione dura da 40 anni, ci vorrà un bel po' per ritornare in quella direzione. Quindi sicuramente sarà un lavoro lungo che l'economia fa iniziare, la dobbiamo ringraziare da questo punto di vista. Tocca a Medicina Democratica portarla avanti, perché non c'è nessun altro, e sperando che altri soggetti si affianchino poi nel tempo. Prima questione, la manifestazione. Va fatta perché nel frattempo, come vedete, si stanno manifestandosi coordinamenti regionali e quindi non possiamo correre il rischio che questi coordinamenti regionali vadano un po', diciamo così, nonostante l'importanza delle vertenze, delle piattaforme, che vadano ognuno per conto suo, se no riproponiamo 21 sistemi sanitari un'altra volta. Quindi la nostra presenza vicino a questi coordinamenti regionali è necessaria la legge proposta di iniziativa popolare che vorremmo fare proprio per tenere insieme queste spinte che stanno venendo, che bene che vengano, ma che vanno evidentemente indirizzate verso un sistema sanitario nazionale, oltre che pubblico. La manifestazione va però preparata, nel senso che fra le date proposte io preferirei ottobre, se dovessi essere sincero, perché noi dovremmo dedicare settembre in tutta Italia, dove ce la facciamo, a presentare l'appello, insomma il documento originario, no? Noi è stato detto, mi pare ci sono 54 associazioni presentatrici, ci dovrebbero essere a settembre 54 presentazioni in tutta Italia. Questo dobbiamo chiedere a chi ha sottoscritto l'appello, perché è l'appello poi l'oggetto fondamentale, credo, della manifestazione. Però secondo me l'appello non basta, perché bisogna rendere un pochino più concreto le richieste. E il bisogno che adesso emerge ed emergerà ancora con più forza se la pandemia dovesse riprendere è quello di una medicina territoriale preventiva. Allora, il gruppo di lavoro che tratta questa questione, secondo me,
dovrebbe insomma essere un po' spinto affinché qualcosa di concreto potesse essere scritto, buttato giù un documento specifico, perché secondo me il bisogno di dire che cosa si vuole sul territorio, andare oltre la resistenza alla chiusura degli ospedali, no? Oltre l'intensità di cura, quindi andando verso la prevenzione, come la pandemia chiede, no? Noi dobbiamo andare verso la prevenzione non può essere che pubblica, non può essere che decentrata e non può essere che democratica. E quindi si dovrebbe dare un'indicazione di ritorno alla 8.7.78. No? Quindi secondo me questa cosa deve emergere con chiarezza, che noi a settembre, noi insomma, si va alle elezioni regionali, e allora secondo me questa questione di che fare nella medicina, per la medicina preventiva territoriale deve essere contenuta in tutte le piattaforme di tutti i territori regionali, comunali, anche in Toscana. In Toscana purtroppo lo SPI, CGL, sembra quasi dire noi ce la stiamo cavando, ce la siamo cavata abbastanza bene, stiamo zitti, no? È un po' questo l'atteggiamento. In realtà la sanità in Toscana è stata centrata, gerarchizzata e aziendalizzata come in molte altre parti, quindi non è più pubblica. Quella questione che diceva la compagna prima sui manager che stanno rialzando il capo, che chiaramente vedono nella crisi una possibilità di valorizzazione del loro ruolo, ecco, lo dobbiamo contrastare da subito, chiedendo appunto una medicina territoriale preventiva e quindi pubblica e quindi decentrata e quindi democraticizzata. Paradossalmente io sono nello SPI CGL, nel direttivo regionale toscano, sono l'unico rappresentante della minoranza. Abbiamo fatto l'altro giorno un direttivo regionale via internet. Era sul bilancio, su nessun'altra cosa. Non c'è stato neanche dibattito. Questo per dire la gravità della situazione. Se anche lo SPI non ricorda i 35.000 morti, in gran parte anziani, sul territorio nazionale, ma chi lo deve fare? Può farlo che medicina democratica. Ecco perché la manifestazione nazionale a ottobre, penso, è necessaria. Per dare voce ai 35.000 morti. Io vengo da Viareggio e sapete che insomma a Viareggio c'è un'associazione familiare che cerca di fare questo. È 11 anni che fa questa operazione e qualche risultato l'ha ottenuto, perché qualche responsabilità politica è venuta fuori. Noi dobbiamo far emergere responsabilità politiche e purtroppo le responsabilità politiche sono diffuse, cioè noi purtroppo dobbiamo far riformare, se speriamo bene, la situazione sanitaria dagli stessi che l'hanno ridotta in queste condizioni. Ecco perché secondo me dobbiamo inseguire speranza. Perché, guardate, io ho sotto di me, sott'occhio, lo posso far vedere, Liberità è il giornale dello SPI CGL di febbraio, cioè prima della pandemia. Sapete cosa c'è scritto in fondo alla copertina? C'è scritto, parla il nuovo ministro Roberto Speranza, così vogliamo far rivivere lo spirito originario della riforma del 78. Questo dice Speranza, i primi di febbraio, prima della pandemia. E Speranza, secondo me, va inseguito su questa cosa, no? Va inseguito, perché adesso che la pandemia si è sviluppata con la forza e non è stata debellata, andare verso lo spirito del 78 diventa in questo momento una priorità, ma andare verso lo spirito del 78 vuol dire ridurre le dimensioni delle aziende sanitarie, e come erano le 600 USL circa originarie, no? Con la democraticizzazione interna che in qualche modo era stata dettata. Questo deve fare Speranza e su questo va inseguito. Secondo me Speranza va inseguito anche sull'uso delle risorse. Guardate,
arriveranno un bel po' di soldi sulla sanità, e lì ci sono bocche fameliche che li stanno aspettando. E quindi il controllo che sul fatto che questi soldi vadano al pubblico come assunzione, come strutture, è fondamentale. Bisogna che Speranza ci dia garanzia di questo, ci dia trasparenza, ci dia informazione. E secondo me è una questione fondamentale. L'altra questione che volevo aggiungere, che vorrei chiedere a Speranza, è che le RSA sono strutture chiuse, impossibile entrare nelle RSA. Per qualunque motivo adesso non ci riescono ad entrare neanche i familiari per la pandemia. Ma per esempio in Versilia abbiamo avuto un caso, Villa Laguidaria, che è una RSA di Marina di Pietrasanta, è gestita dalla Misericordia, si diceva prima del terzo settore. È una struttura chiusa, non ci si entra, non si riesce a sapere se l'ASL l'ha commissariata oppure no, perché ci sono stati morti a Villa Laguidaria, in Versilia, a Marina di Pietrasanta. Stiamo cercando di capire, di poter penetrare, ma ecco, credo che una delle cose che il ministro deve porsi come inizio di un percorso, quello dell'apertura delle RSA, la possibilità per i cittadini di sapere come vanno e non chiudere, cioè considerarle come strutture chiuse e corporative di interesse particolare. L'ultima cosa che volevo dire è la questione, sempre per Speranza, i viaggi dal sud. Voi sapete che la situazione precedente, non so quella di ora, ma probabilmente la stessa cosa, vista l'inefficienza, l'efficacia della sanità per i tagli al sud, che ci sono stati, hanno colpito soprattutto il sud, produceva i viaggi, no, dal sud verso il centro-nord, insomma, anche in Toscana. Credo che questa sia una delle grandi questioni su cui Speranza deve dare prima tutta informazione e poi dirci cosa sta facendo per recuperare questo divario, perché la divisione fra nord e sud è un'offesa al diritto dei cittadini di avere un sistema sanitario pubblico sul proprio territorio. Ecco, concludendo direi sì, facciamo la manifestazione. Bene farla a ottobre, bene farla con Marco Appello, però cerchiamo di concretizzare quella parte della medicina preventiva territoriale, perché c'è un'ambiguità di fondo, no? Le casse della salute sì, casse della salute no, ma che cosa sono queste casse della salute? Il distretto, cioè provare a buttar giù uno schema anche semplice, concreto, no? Di una struttura territoriale di prevenzione, con tutti gli annessi e connessi che noi pensiamo possa essere necessario. Questo potrebbe essere utile come vertenzialità concreta e per favorire la partecipazione. Veramente l'ultima cosa, chiaro che per fare una manifestazione forte contro il sindacalismo di base bisogna andare a stanare lo spirito CGL, ma stanarle nel vero senso della parola. Pensate alla sanità integrativa, che è sostanzialmente, come dire, una compartecipazione alla sanità privata da parte della CGL. No? Gli iscritti della CGL, i loro contratti, hanno la possibilità di avere percorsi privati di sanità. È una cosa che va detta in faccia alla CGL, va detta in faccia, proprio perché contraddizioni che la CGL dovrebbe tenere tranquillamente nascoste devono esplodere, perché senza far esplodere le contraddizioni, allora è inutile che ci sia stata la pandemia, deve servire a far esplodere queste contraddizioni. Purtroppo i 35.000 morti, molti anziani ce lo chiedono, far esplodere queste contraddizioni. Basta. Grazie. Dunque, adesso Antonella, prego. Ok. Io non faccio parte di nessun coordinamento regionale e vivo a Torino. E quindi questo è, diciamo,
il quadro in cui intervengo. Ho seguito, diciamo, tutti questi mesi passati l'ottimo lavoro di Agnoletto e quindi ho, diciamo, applaudito alla costituzione della, diciamo, di questo manifesto, sia il primo e particolarmente il secondo. E devo dire che sono un'ambientalista storica e vorrei non parlare di medicina democratica a Torino, ma vorrei rispetto invece alla situazione attuale, credo che il lavoro che si sta facendo in questo periodo sia molto importante e anche io in questo momento confido che medicina democratica abbia, diciamo, la determinazione e la, diciamo, per fare quello che altri soggetti che, come è stato indicato appunto, i sindacati confederali avrebbero possibilità di fare, che invece per molte ragioni non fanno, salvo appunto componenti di minoranza, di cui anche io faccio parte. Vorrei dire che spesso, adesso siamo in campagna elettorale, evidentemente, quindi è chiaro che in campagna elettorale, diciamo, gli amici compaiono ovunque. Mi dispiace in un certo senso che Attac decida di arrivare con un suo manifesto, diciamo, come per dire voi ne fate un pezzo e noi lo facciamo tutto, ecco. Non mi sembra opportuno in questo momento, mentre sarebbe opportuno che si mettesse diciamo, a servizio di questa operazione, perché che tutto si tenga con tutto, questa è una cosa che abbiamo scoperto circa 50 anni fa e non abbiamo bisogno di un ulteriore manifesto di Attac per che ci chiarisca le idee. Mentre abbiamo bisogno di focalizzarci sul, diciamo, secondo me, sul tema specifico purtroppo le parole d'ordine spesso sono approssimate. Viva la sanità pubblica, anche recentemente c'è stata appunto un'indicazione, diciamo, della CGL, noi ci battiamo per la sanità pubblica, peccato che in pancia alla sanità pubblica ci sia la sanità integrativa. Allora questa è così come diciamo l'altra parola d'ordine che ho sentito in Attac che dice dobbiamo fare in modo che esca fuori dal debito pubblico la sanità pubblica in modo da poterla gestire. Anche qua la genericità dell'indicazione in qualche maniera per dolo o nolo, adesso non voglio discutere, ma comunque in realtà adombri il fatto che in qualche maniera si vada a regalare diciamo una continuità alla 502, che è il grande scoglio che è stato messo davanti alla 833, perché non è ragionando sul singolo dettaglio che lo si rimuove, ma quello scoglio va rimosso per intero. E il fatto che non si individui questo come un obiettivo, a me sembra come quel gioco in cui si va bendati a cercare di capire diciamo qual è la forma dell'elefante semplicemente tastandogli un pezzo qua e un pezzo là. Anche qua io non riesco a capire le motivazioni. La sanità ovviamente va affrontata in termini regionali e nazionali perché è stata affidata da 502 alle regioni, e statali perché comunque quella è la dimensione in cui bisogna muoversi. Io credo che sia giusto mettere a punto una nostra controproposta di riforma della sanità, che il manifesto, diciamo, indica a piccoli tratti, ma secondo me andrebbe declinata in maniera, non dico super dettagliata, ma comunque più dettagliata, in qualche maniera riunendo anche quello che esce dai gruppi di lavoro, ma d'altra parte io credo che
le regioni in questo momento non sentono nessun fiato sul collo da parte di nessuno. Io credo che quando noi diciamo sia settembre, sia novembre, sia ottobre, ok, ragioniamo anche sulla manifestazione, d'accordo, però le regioni e quindi oltre alle regioni anche i cittadini, in qualche maniera stanno consolidando il fatto che la sanità pubblica, la sanità dei poveri, dove si va per le emergenze e si viene trattati come si viene trattati, mentre la sanità di qualità è quella privata. Perché questo è quello che vanno configurando. Allora, secondo me questi trend che noi vediamo vanno comunque denunciati in maniera puntuale, non una tantum, ma con il sistema della pubblicità in maniera battente. Solo una battuta sul terzo settore. In Piemonte è, diciamo, una nausea, perché quest'area che poi l'area delle cooperative, che poi l'area del massimo sfruttamento, è anche il bacino elettorale del PD e quindi quest'area viene nutrita in un meccanismo sadomaso in cui sostanzialmente gli uni alimentano gli altri in un meccanismo perverso e sostanzialmente con un percorso di degrado del servizio, di tradimento della sua universalità. Sono d'accordo anch'io sul fatto che viene insiste sulla medicina territoriale preventiva, però dobbiamo probabilmente anche, almeno io in Piemonte queste informazioni non ce l'ho, capire qual è lo stato dell'arte e perché attualmente la situazione è gravissima e stiamo andando a mani nude al prossimo autunno. Grazie. Grazie. Adesso Enrico Bosani, prego. Sì, ciao a tutti e tutte. È sempre interessante seguire soprattutto queste plenarie perché gli interventi sono sempre interessanti e chi interviene di solito è sempre sul pezzo. Io credo che sia importante e utile fare comunque la manifestazione. Basta che la manifestazione non sia un atto fine a se stesso, ma abbia una finalità e abbia soprattutto una immediata ricaduta operativa, che a quel livello credo che sia solo quello della raccolta di firme su una proposta di legge di iniziativa popolare per cancellare tutte quelle norme di legge che hanno portato la sanità nazionale a questo livello. Quindi uno dei primi punti su cui focalizzarci penso che sia quello. E poi vorrei porre all'attenzione generale un problema che secondo me è generale, ma mi sembra un po' sottovalutato. Dico secondo me perché noi qua nell'Odigiano lo stiamo toccando con mano, ma credo che sia un problema che riguarda un po' tutto il territorio nazionale. Ossia è questo, l'emergenza Covid, lo scoppio dell'epidemia, ha praticamente azzerato tutta la medicina che non aveva a che fare con la questione Covid, quindi con l'urgenza, le terapie, i pronti soccorsi, i reparti di infettivologia e quant'altro. E hanno utilizzato, credo anche da altre parti come nell'Odigiano, questa scusa per svuotare la medicina rimasta sui vari territori. È stato già detto prima da Silvana che mi ha preceduto qual è la situazione nell'Odigiano. Ecco, io credo che se non si comincia da subito a porre come uno dei punti principali di vertenza nei vari territori e se possibile come uno dei punti principali di vertenza da lanciare a livello nazionale, quello che occorre ritornare alla medicina pre-Covid, alla situazione pre-Covid come base di partenza, la mia paura è che nel prossimo autunno saremo spazzati via, se mi passate il termine. Ossia, si utilizzerà l'eventuale contagio di ritorno, quindi l'eventuale riaprirsi della questione Covid-19 nel prossimo autunno per dare il colpo finale a tutte quelle strutture che sono state parzialmente o totalmente smantellate perché c'era l'emergenza Covid e bisognava focalizzarsi su quello.
e credo che questo sia importantissimo farlo subito. Porre comunque la questione che è necessario il ripristino delle condizioni sanitarie pre-Covid e utilizzare per chiedere questo immediato ripristino le difficoltà e le sofferenze che stanno attraversando adesso tutte le fasce di popolazione, soprattutto quelle più anziane, soprattutto quelle meno abbienti, credo che sia un'arma potente che potrebbe aiutarci a fare esplodere ancora di più il problema della sanità pubblica, della condizione della sanità pubblica e della condizione che ha portato la sanità pubblica in questa situazione, delle cause, dei motivi, e utilizzarla come trampolino di lancio per la campagna d'autunno, mi viene da dire. Perché se noi riusciamo a porre questo problema e far sì che dovunque si parta con mobilitazioni o comunque richieste di rivogliamo perlomeno la medicina nelle condizioni in cui era prima del Covid, potrebbe aiutarci in autunno sia in situazioni di ritorno, magari di ritorno forte della pandemia, per poter chiedere l'implementazione di tutta quella medicina territoriale di cui abbiamo bisogno, sia come base di partenza per dire adesso siamo tornati alla condizione precedente, che era una condizione pessima, ragioniamo e stabiliamo quali sono i passi successivi per portare la sanità territoriale, la sanità regionale, la sanità nazionale nelle condizioni ottimali, ossia nelle condizioni di soddisfare il bisogno che hanno le classi sociali più deboli soprattutto, nelle condizioni di bisogno che hanno le famiglie con problemi di disabilità, con problemi di dipendenza e quant'altro, che hanno tutte quelle fasce di malattia cronica che non trova risposta nell'ospedalizzazione e che viene ricacciata a casa con pochissimo aiuto da parte dell'attuale sistema sanitario nazionale. Ho posto questa questione perché mi sembra che sia un po' sottovalutata. E invece lo svuotamento degli ospedali che c'è stato con la prima fase della pandemia, l'assoluto disinteresse a riportare la medicina generale pubblica a livelli di, almeno ai livelli di come era prima della pandemia, e la paura che l'eventuale pandemia di ritorno nel prossimo autunno possa creare ulteriori difficoltà e possa dare ulteriori alibi per un ultimo colpo allo smantellamento dei presidi territoriali, degli ospedali più piccoli o più disposti sul territorio, della medicina territoriale di prossimità, credo che sia una cosa urgentissima. Mi chiudo qua e spero di essere rimasto abbastanza nei tempi. Grazie. Grazie. Dunque, io non ho più nessuno. Se qualcuno vuole intervenire... Se no, do la parola a Fulvio. C'è qualcuno che vuole intervenire? No. Vabbè, Fulvio, allora... Sì. Grazie. È abbastanza tardi, quindi... mi sembra che c'è stato un dibattito molto ricco e importante da cui si possono trarre delle conclusioni che quasi ciascuno le può trarre, perché evidentemente molti hanno detto anche le cose che molti altri pensano. Non è che uno possa dire sempre tutto dalla A alla Z. È stato abbastanza sufficiente quello che è stato detto. E quindi se partiamo dalla manifestazione, dobbiamo dire che la manifestazione va costruita, anche qualcuno ha già detto anche questo, ovviamente, per costruirla, costruita perché deve riuscire, perché altrimenti è meglio pensarci prima e non farne nulla o fare altre cose. E quindi la manifestazione è questo. Già Antonio all'inizio diceva quante sono le associazioni che partecipano, che magari non ci sono qui tutte, che sono venute all'inizio, un po' sì, un po' no, quello che è, no? Allora, anche perché credo che il coordinamento non sia medicina democratica, il coordinamento nazionale è un coordinamento di tutte le associazioni, i movimenti, i sindacati, i partiti che ci stanno rispetto al manifesto
e agli altri documenti dei gruppi di lavoro che sono scaturiti. E quindi questo è un discorso molto ampio che ci fa dire, uno, che deve essere, che la cosa più evidente è che se si vuole riuscire ad ottenere un risultato bisogna assolutamente mettere insieme tutti. Le cose particolari che ciascuno vuole portare avanti per suo conto, per carità, ognuno poi fa quello che ritiene più opportuno, ma rispetto alla riforma, usiamo questo termine, delle controriforme, evidentemente c'è bisogno di una grande mobilitazione popolare e di massa, e mi rifaccio ad un documento sindacale del 1979, dopo appena avere proclamato la legge 833. E quindi questo è l'obiettivo che noi abbiamo davanti per raggiungere l'obiettivo più grosso, che è quello di modificare le distorsioni che sono venute fuori dal servizio, dalle legislazioni successive, ma dalla pratica, dalla corruzione che ha seguito poi la legge 833. Queste cose credo che sia importante e possibile. Allora, una cosa che dobbiamo fare è questa, cioè noi abbiamo tre livelli, abbiamo il livello nazionale, abbiamo il livello regionale e abbiamo il livello locale. E purtroppo non è che possiamo molto andare in ferie se vogliamo affrontare questi tre livelli, cioè dobbiamo comunque continuare a lavorare per riuscire ad ottenere il risultato finale. Sul livello nazionale è chiaro, io credo dobbiamo reinteressare tutte le associazioni, i movimenti, i sindacati e i partiti perché diano una risposta, cioè se sono disponibili. E naturalmente io ci metto dentro anche, visto un minimo di rapporto un po' strano anche con la CGIL nazionale, ci metto dentro anche la CGIL, senza dire che modificheremo qualcosa rispetto a quello che è il manifesto che prevede una critica pesante alla sanità integrativa, come già qualcuno l'ha notato precedentemente. Le cose stanno così e quindi chiediamo che ci sia il massimo di unità possibile, e siamo contenti se la CGIL partecipa, perché vuol dire che mette in discussione uno di questi punti, questo punto che noi consideriamo determinante rispetto a quello che è la nostra, gli scopi che vogliamo raggiungere. Benissimo, quindi cominciamo a scrivere, mandiamo le mail, vediamo di prendere in mano il telefono, sentire per esempio tutti i sindacati extraconfederali che cosa ne pensano e che cosa hanno intenzione di fare anche dal punto di vista della mobilitazione materiale delle persone che possono partecipare ad una manifestazione a Roma. Facciamo queste cose e vediamo qual è evidentemente il risultato con il discorso fondamentale del manifesto. Aggiungo una cosa specifica poi, che la cosa del manifesto la leghiamo anche magari ad un lavoro che possiamo fare evidentemente via mail rispetto alla costruzione di una riforma della sanità in contrasto con quelle che sono avvenute successivamente. Perché questo ci può dare una maggiore unità, possiamo continuare a discutere, no? Mi sembra di avere capito che quello che sta succedendo e che vogliono fare non è solo una sanità per i poveri, quella pubblica, e una sanità dei ricchi, quella privata, ma è anche un tipo di sanità che diventa una sanità super tecnologica. Alcuni grandi ospedali che poi sono pagati dal pubblico, e poi tutto il resto, cioè quello che esce,
è affidato al privato, alle cooperative, al terzo settore, cioè un discorso di questo genere che da un punto di vista, come dire, universale coprirebbe tutti, ma da un punto di vista pratico svilisce quello che è la funzione generale dell'universalismo della sanità e quindi anche di conseguenza dell'universalismo dello Stato, perché non è assolutamente accettabile che ci siano delle risposte importanti, quelle più importanti che siano diversificate fra la Val d'Aosta, come veniva nominata, e la Sicilia. Tutti devono avere la medesima risposta essenziale con i cosiddetti livelli essenziali di assistenza. E guardate che perfino le modifiche che sono state fatte, e mi rifaccio al 502 e le successive modifiche, era stabilito che il punto di riferimento erano i principi generali della riforma dell'833, soprattutto il riferimento, dice l'articolo 1, agli articoli 1 e 2 della legge 833 del 78. Se poi andiamo a vedere nella pratica, vediamo che ci sono delle contraddizioni grandi come una casa, ma anche questo potrebbe essere utile da utilizzare anche per un livello di carattere giuridico. E diciamo, questo è il primo dato, quello nazionale. Poi c'è il dato regionale, perché le regioni non possono agire per conto proprio, no? E fare quello che si è visto anche prima della legge, anche prima del Covid. E quindi quel discorso che viene fatto dall'associazione vuol dire che non ci deve essere nessuna diversificazione regionale dal punto di vista poi legislativo. In pratica chiaramente ci sono delle cose che possono essere diversificate, ma non dal punto di vista fondamentale, no. Ci deve essere una sanità universale uguale per tutto il territorio nazionale, ma anche dal punto di vista delle cose più pratiche, come possono essere le liste d'attesa o come possono essere la necessità di negare gli obblighi di fedeltà. Queste cose occorre che noi le vediamo e le facciamo, le abbiamo già messe nella nostra piattaforma, ma poi le facciamo proprie. Se facciamo dai coordinamenti regionali, dobbiamo vedere che cos'è che andiamo a magari a chiedere specificamente. E in effetti su questo chiedere specificamente, il discorso, senza dire che noi siamo facciamo parte di ATTAC, perché non è nemmeno vero, però la proposta che è stata fatta da ATTAC, che è quella di fare delle assemblee, di fare delle assemblee pubbliche nei comuni, di cercare di andare verso la popolazione, di spiegare com'è la situazione e di dire che cosa vogliamo fare, questo è una cosa assolutamente importante. Se facciamo la manifestazione nazionale, un pezzo della preparazione è anche di questo genere, quindi di spiegare perché la manifestazione nazionale, che cosa vogliamo ottenere, ma lo dobbiamo dire decisamente anche direttamente alle persone. E quindi questo, diciamo, è il discorso che riguarda la questione regionale. E poi c'è quello locale, che per forse diventa in questo momento anche quello più importante, perché abbiamo detto che cosa facciamo di fronte ad un eventuale secondo contagio, no? E già noi abbiamo nei gruppi di lavoro sviluppato questo tipo di discorso, li rimettiamo insieme, facciamo un documento specifico e diciamo che cos'è che è possibile fare e ci lavoriamo sopra a livello territoriale facendo delle apposite piattaforme. Qui c'era l'esempio di come
stanno facendo a Lodi, ma anche come stanno facendo in Versilia, e cioè ci sono delle cose specifiche che vanno da un lato stoppate e richieste, e quindi queste cose noi possiamo essere e dobbiamo essere in grado di farle. La sintesi di tutte le piattaforme di carattere locale diventa una piattaforma regionale, e la sintesi di quelle regionali diventa una piattaforma nazionale. Ecco, io credo che in questo prossimo periodo siamo impegnati a cercare di capire se abbiamo la condizione per fare una manifestazione nazionale, che è assolutamente importante, perché se non ci sono è venuto fuori praticamente da tutti quelli che sono intervenuti, perché se non c'è l'idea di mobilitazione e di lotta, noi non arriviamo ad alcunché, visto anche, e anche questo è venuto fuori, la grandissima confusione in cui si trova il governo. È vero, adesso ha cantato vittoria perché ha ottenuto dei soldi nel recovery fund, ma quanto verrà dato alla sanità e come verranno distribuiti questi fondi, e se vengono distribuiti chi controlla come vengono utilizzati? Cioè dovrebbero essere le piattaforme, dovrebbero essere le associazioni a livello locale che stanno molto attenti e vedono e verificano l'utilizzo, non solo, naturalmente tutti devono stare attenti anche a livello nazionale come questi fondi vengono utilizzati. E quindi, diciamo, questo è un discorso che noi abbiamo direttamente di fronte. Allora, non penso che occorre dire molte altre cose, anche perché cerchiamo di scriverle queste cose e quindi di diffonderle a tutti, a partire da quelli che non erano presenti stasera, e dobbiamo cercare di capire se ci sono le condizioni per fare la manifestazione nazionale, e già questa assemblea ti dice che queste condizioni ci sono, e dobbiamo però vedere come questa cosa la costruiamo a livello regionale, a livello locale, con delle assemblee, come le costruiamo anche con una relazione con tutti coloro che possono essere portati dalla nostra parte, che possono condividere il manifesto che abbiamo fatto e tutto il lavoro dei vari gruppi che abbiamo portato avanti. Non so se, a parte il discorso dei gruppi, si farà un'altra assemblea nazionale visto il periodo. Questo dipenderà dalle discussioni che verranno fuori nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Forse è difficile, ma quantomeno alla fine di agosto dobbiamo ritrovarci per vedere di fare il punto della situazione e quindi di stabilire con precisione il giorno e l'ora della manifestazione, dicendo certamente che se ci sarà il contagio di ritorno, noi intanto saremo preparati attraverso questo discorso che viene fatto a livello locale e quanto abbiamo acquisito anche dal punto di vista scientifico sulla vicenda del Covid. E se diciamo questo contagio probabilmente non si manifesterà immediatamente, no? Ci abbiamo anche lo spazio per arrivare a fare la manifestazione nazionale. Quindi, ringraziando tutti per la partecipazione, credo che possiamo finire qui l'assemblea. A risentirci. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Ciao.